Ti voglio bene, Diego. Ti amo, cucciolino. Wow, che dedica. Mamma mia, quante volte me la farei sentire. Cioè, oh, lo stai rendendo vivo, eh. Guarda lì che bello. Ti vogliamo bene, amore mio. Riempitura dell'orsacchiotto di Chiara. Wow. Nella zampetta, anch'io. Iniziamo. 3, 2, 1. Bellissimo. Il vestitino. No, vabbè, adoro. Era sparito, dove è finito? Cercatemi insieme. E benvenuti in questo nuovo Folle Vlog! Yeah! Ragazzi, è un folle vlog. Come potete notare, non ci troviamo a casa nostra a Roma, ma dove siamo? A Milano! Siamo a Milano, siamo partiti ieri sera. No, ora rifaccio quello che ha detto Diego. Milano! Milano! Vabbè, allora siamo a Milano perché ieri pomeriggio siamo partiti di fretta e furia perché abbiamo deciso di esaudire un super desiderio che di ho Chiara visto io. E di Diego. Bensì, no, anch'io l'ho visto, però prima io. Vabbè, chi l'ha visto o non l'ha visto, ragazzi, è la prima volta, quindi voi verrete con noi che andiamo a fare un super. Non lo diciamo ancora. Non lo vuoi ancora dire? Vabbè ragazzi, nel mentre vi facciamo vedere l'arrivo nostro di ieri sera. Aspettate, dimmi. Allora, secondo voi dove possiamo andare? Vi diamo 5 secondi di tempo per scriverlo. Quindi qua sotto nei commenti, mi raccomando. Quello che indovinerà, noi lasceremo una dedica speciale. Sì, quindi una, due. Vabbè, intanto tre. Ragazzi, guardate cosa è successo ieri sera appena arrivati in albergo. Ragazzi, ecco a voi la nostra stanza, che ovviamente è sigillata perché la chiave ce l'ha Papa Antonio, quindi a breve vedrete la nostra fantastica stanza, la 126. Ecco qua la nostra fantastica quadrupla. Difatti siamo appena arrivati, sono le 9 di sera. Chiara si è già messa super comoda. Abbiamo anche la televisione, un altro letto, poi ci abbiamo il tavolino con le sedie, perché ragazzi, domani andremo in un posto che ovviamente, Chiara, lo vuoi spoilerare? No? No. No, assolutamente no. Quindi amici, siamo venuti a Milano per fare un giro, ma soprattutto per fare una cosa super spettacolare che vedrete ovviamente dopo questa parte di video, ma voi, anzi io e Chiara, lo faremo domani. Quindi oggi in pratica è un'anticipazione, ma non vi diciamo ancora nulla. Vabbè, che dire, la camera è fantastica. I miei ometti sono in bagno che stanno facendo la plin plin e si stanno lavando. E nulla ragazzi, stiamo per uscire per andare a cena perché abbiamo un sacco di fame. Sono le 21 di sera, quindi ragazzi stiamo per uscire. È arrivato anche Papa Antonio. Ciao. E sei pronto? Ciao a tutti. Andiamo a mangiare? Cena? Sì, assolutamente sì, che ho una fame. Anche tu ci sei? Ok, dai, allora andiamo. E nel mentre, ragazzi, Chiara mi ha fatto venire fino qua per fare questo. Cioè, ma vi rendete conto? Non ho parole. E ragazzi, questo è il fantastico bagno. Io adoro tutto mosaico. Tan! No, vabbè, anche la doccia è fantastico. E difatti poi domani mattina, prima di andare in quel posto, ci faremo tutti quanti una bella doccia. Allora, avete visto, ieri sera siamo già la mattina, bagagli fatti, stiamo per uscire. Intanto ragazzi andiamo a fare colazione. E Papa Antonio, mi scusi, lei arrivo. Ma vuole fare colazione? Ma vuole fare colazione? Andiamo, sì o no? Colazione. Oh, meno male, finalmente tutto. Andiamo Chiara. Oi, guarda che sennò oggi niente surprise, eh. Secondo te qualche macchietta avrà già indovinato che cosa andiamo a fare questa mattina? Vabbè ragazzi, cioè vi rendete conto che mi avete fatto fare 560 km Roma-Milano per esaudire un vostro desiderio? Cioè, ma vi rendete conto? Allora amici, la cosa che stiamo per andare a fare ovviamente è una cosa che noi abbiamo visto
all'estero, quindi New York, Cina, in qualsiasi posto, ma non in Italia. Qualche settimana fa, spulciando un pochettino Instagram e TikTok, Chiara è riuscita a vedere che l'hanno aperto a Milano. E quindi abbiamo detto, perché non andare a Milano, soprattutto nel periodo di Halloween, per andare a fare questa cosa misteriosa? Oggi non possiamo dire che giorno è, perché praticamente è un giorno misterioso, perché andremo a fare una cosa spettacolare. E quindi oggi noi, il giorno non sarà il numero, ma bensì quello che stiamo per andare a fare. Giusto? Vabbè ragazzi, andiamo intanto a fare colazione. Eccoci qua ragazzi, la nostra colazione. Prima di andare in quel famoso posto che Chiara mi sta chiedendo da mesi. E ovviamente, ragazzi, dimmi. Mamma, sono troppo carici queste tovagliette. Sono bellissime queste tovagliette. Cornetto alla Nutella, lo mangi tutto, perché sennò oggi niente sorpresa. Vero Diego? Sì. Papà Antonio, hai mangiato tu? No. Meno male. Pensato perché per me, bambini. Ah, bravo, mangiato, bisogna tutto sempre fare così. Difatti Diego ha già mangiato, Chiara sta iniziando a mangiare, poi mangiamo noi. Siamo in taxi, stiamo in taxi. Siete contenti? Questo posto è vicino al Duomo. Quindi non vediamo. Ragazzi, siamo arrivati al Duomo a Milano. Non è questa la sorpresa, non ti preoccupare. Vabbè. Vabbè amici, se intanto volete andate a iscrivervi al nostro canale Instagram, perché vedrete delle foto col Duomo bellissime. Mamma Giulia, figlia Chiara, oppure figlia Chiara e figlio Diego. Allora ragazzi, siamo quasi arrivati nel posto che praticamente abbiamo atteso da settimane, e soprattutto siamo andati da Roma a Milano in un pomeriggio solo per venire in questo negozio. Vabbè ragazzi, appena arriviamo lì davanti vi sveleremo che cosa andremo a fare oggi. E Chiara, Diego, com'è Milano? È fredda? Molto. Bimbi, siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati. Ragazzi, siamo arrivati. Chiara, ragazzi, andremo a fare una, anzi due, peluche personali. Grazie. Ciao. No, vabbè amici. Ciao! Ecco qua il peluche! Sì, Chiara? Sono i vestiti per peluche! Andiamo? Sì. Andiamo? Ciao! Chiara, ciao. Aspetta che prima chiediamo, amore! No? Ce sì, lo puoi spiegare? Sì. Tu sì, ma ce lo puoi spiegare? Allora, abbiamo una vastissima scelta e mi sa che Chiara, hai già scelto tu? Mio cuore! Chiara ha scelto l'orsacchiotto, quello classico. E anche tu? Va bene, così l'ho fatto uguale. Dobbiamo vestirlo diverso. Dai, allora dai, andiamo a vestirlo. Allora, prima gonfiatelo, va? Così lo vedete già gonfio. Allora, quindi io. Ok. Inizi tu? Sai già cosa dire? Sai già cosa dire, amore? No? Abbiamo scelto la voce di papà Antonio nel peluche di Diego. Io tiro su una levetta, schiaccio il pulsante e tu parli. Ok? Vai. Ti voglio bene, Diego. Ti amo, cucciolino. Wow, che dedicato. Mamma mia, quante volte me la farai sentire. Me la farai sentire qualche 10.000 volte. Ragazzi, ecco voi la super sorpresa che potete preordinare su Amazon nel link in descrizione. Mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate. E se lo preordinerete ora, avrete in regalo la fantastica cartolina autografata da noi. Quindi che cosa aspetti? Link in descrizione. Adesso lo andiamo a riempire col cuoricino. Guarda, la macchina parte. Questa è l'imbottitura che andrà poi nel peluche per renderlo praticamente bello pieno. 3, 2, 1, schiaccia il tasto. Cioè, oi, lo stai rendendo vivo, guarda lì che bello. No vabbè, adoro.
Lo sai, amore, che quando era piccola la mamma voleva sapere di che cosa era fatto un peluche e ora la mamma a 30 anni lo sta scoprendo ora. Che già come chiamarlo? Rocky? Va bene, lo chiameremo Rocky. Forte. Allora, amici, Diego ha deciso di chiamarlo Rocky come il suo cagnolino. Sì, ma non glielo dai, vero Rocky? Ah, ok. Abbiamo zucchero filato. Posso sentire? Certo. Buono. Abbiamo. Faccio tutti e due così lo scegliete. Così almeno lo scegliete già e tu dopo sei pronta, Chiara, ok? Caramella. Chiara, aspetta che ti fa ancora sentire altri due gusti. Fragola. La senti? Ok. Senti. Io zucchero filato mi sa. Ok. Torta di compleanno. Torta di compleanno. Questa la voglio. Torta di compleanno. Torta di compleanno. Scegliete una cosa tua, no? Ma perché mi piace? E allora voglio quello che abbiamo assaggiato prima, cos'era? Zucchero filato. Allora, adesso guarda che te lo fa sentire ancora una volta tutti e due e poi scegli quello che ti piace di più. Era quello? Sì. Ok. 100%? Ma c'è un pulsante del cacciolo e parla? Sì. Adesso poi te lo fa vedere. Bellissimo con la tua voce. Dai. Dai, mano, dimmi se ti piace. Oh, figo. Mi sentire? Sta battendo? Senti? Schiaccialo, se non lo senti. No, Antonio, batte veramente. Fantastico. I cuoricini quelli là rossi. Allora, siamo o quello o questo. Si mette quello, quello non si mette perché ha già un cuore. E allora noi diciamo che mettiamo quello che è più bello. Sì, sei contento? Ok. Io devo sono indecisa sicuramente quella messo. O quella dopo. Vabbè, intanto valla a riempire anche tu, vai. Ok. Lascia lì e poi scegliamo dopo. Chiara, vieni Chiara. Allora, adesso questo lo chiamo Fluffy. Lo chiami? Va bene, ok. Adesso andiamo a fare la stessa identica procedura con il peluche di Diego. Uguale, uguale. No, vabbè, ragazzi, io adoro questa cosa. Sei pronta? Vado. 3, 2, 1, via. Allora, guarda, fai un... Come si fa? Magari un po' più avanti. Schiaccia tutto il tasto. Ah, ok. Ti vogliamo bene, amore mio. Chiara le piace? Allora possiamo proseguire nella riempitura dell'orsacchiotto di Chiara. Allora, orsacchiotto Fluffy. Poi sono indecisa. Sì, basta che non le lancia, amore. Tra questa maglia. Sì. Lì, metti quella che vuoi. Devo provarla. Wow. Nella zampa anch'io. Iniziamo. 3, 2, 1, intanto che Chiara finisce di imbottirlo, dimmi amore. Bellissimo. Ok, con Diego scegliamo il vestitino. No, vabbè, adoro. Com'è? Bello. Ok, che, come piace a te. Ma scusami un attimo, prendiamo anche magari un paio di scarpine? Queste. No, vabbè, adoro. Dai, 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 dai. Ma non ecco sono te. Femmine. Ma che da femmine, quelle sono da maschio. Ma papà, io decido questo con questo. Bello. Elegante, guarda. Chiara sta scegliendo, no, la profumazione. Sono quasi grosse. Perché guarda che grosso. Eh sì, è grosso. Io questo sì. E quindi guarda che si fa la testa. Eh sì, facciamo il loro certificato di nascita. Addirittura. Adesso lo stiamo andando a vestire. Tutto super elegante. No, vabbè, ragazzi, che bello che è. Stiamo mettendo, anzi, sta mettendo le scarpine. Chiara, hai quasi finito? Ti mancano le scarpine? Ti fai aiutare, però, per le scarpine? No. Puoi mettere da sola? Voglio solo che si toglie i vestiti. Ecco qua, Diego. Ecco qua. Chiara, poi subito. Wow. Avete capito cosa ha detto? Che bisogna prendersene sempre cura. Mi raccomando, che è vostro personalizzato, ok cucciolini? Allora, il tuo abbiamo detto che lo chiamiamo Fluffy. Sì. F. L-A-S-F. F. E la Y. Vai, Fluffy, benissimo amore. Te lo regala mamma e papà. Te lo regaliamo noi, amore, sì. Qui viene in automatica la data di oggi che possiamo cambiare. Appartiene a una bambina di nome? Chiara.
Hai pensato? Ma perché non è nato in luglio? No, guarda, viene direttamente la data di oggi, 27 ottobre. Ok, perfetto. Se vuoi possiamo cambiarla? No, va benissimo, okay. Oggi, va benissimo. Si chiama Fluffy e appartiene a Chiara con tanto affetto da mamma e papà. Perfetto. Pesa 226 grammi, è alto 40 centimetri, gli occhi marroni e il colore della pelliccia marrone scuro. Sì. Rocky. Rocky, bravissimo, come il nostro cagnolone. Perfetto. Te lo regala mamma e papà. Ok. Qui sempre la data viene in automatico, quella di oggi, per un bambino di nome Diego. Eccolo qua, nasce oggi 27 ottobre, si chiama Rocky, 40 centimetri, alto 226 grammi, è di colore marrone, pelliccia marrone scuro, appartiene a Diego con tanto affetto da mamma e papà. Perfetto, benissimo. Va bene? Ok. Perfetto. E voilà. Ragazzi, abbiamo finito. Non lo so, adesso controlliamo. Aspetta. Girati, Chiara. Fammi vedere il tuo zainetto col peluche personalizzato. Anche Diego. No, vabbè, ragazzi. Adoro. Bellissimo. Io ho scelto questo. Tu hai scelto quello. Invece Chiara ha scelto una maglietta e un pantaloncino da femmina. C'erano anche le gonnelline, altri pantaloncini. Le scarpine che ha scelto Chiara. Vabbè ragazzi, abbiamo fatto tanti chilometri, ma alla fine ne valsa la pena, perché gli orsacchiotti sono veramente bellissimi e devo ammettere che sono favolosi. Vabbè amici, io direi che l'orsacchiotto l'abbiamo fatto, usciamo e così vi possiamo salutare, ma fuori da questo negozio. Ok amici, guardate un po', hanno anche stampato il super certificato. Allora cuccioli, datelo a papà che così non si rovina, che lo andiamo. No, lo metti nel sacchetto e poi lo attacchiamo in camera, così abbiamo l'attestato. Ragazzi, un mucchio di cose ci sono qua. Ciao, alla prossima! Allora, amici, io direi che possiamo tornare a Roma. Abbiamo fatto una toccata e fuga e quindi, amici, non è vero che andiamo a Roma, ma seguiteci per i prossimi episodi MGFC Vlog. Ragazzi, ciao ciao! Vabbè, amici, qua da Milano è tutto. Continuate a seguirci perché da Milano ci sposteremo in un altro posto che non vi sveleremo ancora. Ci vediamo nel prossimo vlog. Se non l'avessi ancora fatto, iscriviti al nostro canale. Ciao! Ciao! Cuccioli! Ciao! Cercatevi insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso comincia nel guai, perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, motoslitta. Iniziamo la ricerca con voi.